Buonasera a tutti ragazzi, in questo video vi porterò uno dei mazzi che mi sta portando più soddisfazione in questo periodo. Si tratta del mazzo di Lapras VMAX. Questo è un estratto live, quindi se mi volete rispondere a commenti di altri utenti non sono uscito pazzo, ma ho preferito portarvi un estratto live rispetto a fare il video da capo per farlo uscire nel più breve tempo possibile, perché è un mazzo che ancora in giro non si trova. Spero di essere uno dei primi ad averlo portato e spero che anche a voi giri bene come sta girando a me. Trovate il link del mazzo in descrizione e buona visione. Robot sicuramente per pescare, ma ormai la conosciamo bene essendo presente in tutti i mazzi. 2 Deden, 3, 2 di Lapras, Lapras VMAX, che è l'attaccante del mazzo, che viene caricato grazie al Frosmoth. Frosmoth fa segnare dalla mano quanta energia acqua vogliamo. La carta che ha incuriosito molti è questo Dracovish. Dracovish è sicuramente buono, sia vabbè per il fatto di non essere un VMAX, quindi trovando contro Decidueye l'attacco dà fastidio. In più l'abilità. Vedendo che questo Pokémon è in posizione attiva, il tuo avversario non può giocare i Pokémon che ha in mano per far evolvere i suoi Pokémon. Quindi Decidueye, se non lo riesce a calare subito, e noi riusciamo a calare subito Dracovish, non riesce neanche ad evolvere. E questo sicuramente è una cosa ottima. Ottimo. La linea dei supporter è sempre la stessa, con i secchi per i mazzi acqua. Comunque vediamo due ami normali per recuperare sicuramente le energie e eventualmente qualche Pokémon se dobbiamo scartarlo subito, come è successo ieri. Due comunicazioni, due fossili per i Dracovish, tre Megaball, due recupero di energie perché a noi serviranno tantissime energie ogni turno, tre scambi e tre secchi, quattro Velox Ball e come aiuti troviamo 2-2 di Boss Order e Mary, 4 ricerca accademica, un palloncino per ritirare e ben 13 energie, ma ne serviranno tante per fare KO i Pokémon grossi degli avversari. Andiamo subito a provare questo mazzo. Ciao Sire, buon pomeriggio, e ciao Marianna, buon pomeriggio. Tanto appena entri si nota subito. Ok, andiamo a provare, dai, questo qua. Nel frattempo riscatto le mie bevute. Ci siamo, vinciamo il lancio di moneta e vogliamo sicuramente cominciare noi per primi. Ok, niente base. Niente base. Tre mani senza base. Ieri non era mai capitato, ma ci sta, ci sta. Partiamo subito di Lapras. La mano non è proprio perfetta. Diciamo che tutte le partenze di ieri sono state meglio, però si può fare qualcosa. Allora, sicuramente uso il secchio perché voglio cacciare le energie dal mazzo in questo momento. So che rischio una Mary, ma sono proprio senza nulla in mano. Devo cercare di cacciare più carte possibile. Mega Ball. Ok, sicuramente voi direte che è una pazzia calare questo Deden. Lo penso anche io. Però è anche vero che in mano non ho nulla. Posso aspettare un turno ed evolvere, così da perdere un'energia in meno e un Lapras in meno. Sì, aspettiamo un turno. Tanto Cozzoni primo turno non fa nulla, deve comunque evolvere. Sì, tra ieri e oggi abbiamo ricevuto tante iscrizioni nuove. E poi considera che online siamo già a 10, nella chat abbiamo scritto in 5. Quindi altre persone stanno guardando magari senza scrivere. Comunque a me o 5, 10 o 15 fa sempre piacere, quindi va bene così. Ok, lui è partito decisamente bene, ma il mazzo diciamo che gira così. Noi purtroppo il turno dopo non possiamo fare Snum, quindi sicuramente non è un bene questa cosa qua. Abbiamo pure pescato il Frosmoth, tra l'altro.
Io gli provo a dare più fastidio possibile. Gli provo a dare più fastidio possibile. Mega Ball mi va benissimo Lapras perché la facciamo sparire. Ciao Tankishi, buon pomeriggio. La facciamo sparire, arriva Snom e poi sicuramente Crobat. Allora, giochiamo l'altro fossile, tanto può sparire in ogni momento. Dato che lui comunque ha tante carte in mano, io voglio stare tranquillo. Labras la ritiro e mando avanti il fossile. Concludo il turno, visto che non posso attaccare. Vediamo cosa fa il nostro avversario. Toto è nascosto in attesa del coupon, così da rubare i soldi senza dire niente. In attesa del coupon per riscattarlo senza scrivere. Una Mary sicuramente. Longo, allora, Lapras fa il Lapras piccolino, col primo attacco si assegna un'energia ma viene scambiato, col secondo 2-10. Ma la forza di questo mazzo è Lapras VMAX. Con l'attacco Giga Pompa, questo attacco invidia 30 danni in più per ogni energia acqua assegnata a questo Pokémon. L'energia di base fa 90, quindi sono tanti tanti danni. Ieri avete visto che DT2 abbiamo shottato Eternatus, chiuso la partita in un turno. Vediamo oggi se gira allo stesso modo. Ok, il nostro avversario non fa nulla, il che non è male. Il problema è che noi in mano abbiamo pure poco. Io voglio Dracovish in questo momento. Non arriva. Non arriva. Non arriva neanche un'energia acqua. Questo è un po' incredibile. Questo è un po' incredibile. Perché ragazzi, Dracovish adesso chiudeva la partita. Dracovish adesso chiudeva la partita. Non essendo arrivato Dracovish e neanche l'energia, sono un babbo. Mi sono distratto a leggere. Non ho preso Dedenne perché avrei fatto sparire il fossile. Altro fossile avanti Dedenne. Non so perché non l'ho preso, ma va bene così. Mi sono distratto completamente. Mi sono completamente distratto. Ecco che ha scritto il Toto. Aveva perso la tastiera, probabilmente. Mi sono distratto come un babbo, ragazzi. Ecco qua, arriva Levoaroma. Whimsicott piccolino. E arriva anche il GX. E poi la ricerca accademica. Mi sono distratto incredibilmente. Ok. Ok, lo rifà, prende sicuramente Porygon. Vabbè, dai, è più difficile vincere col brivido. Arriva il Porygon. Decidi di non attaccare. Il secchio proprio mo doveva arrivare. Noi peschiamo il Dracovish, è anche vero che lui ha già evoluto. È anche vero che lui ha già evoluto. Non abbiamo neanche Frosmoth in mano.
Allora, assegniamo sicuramente a Lapras un'energia. Andiamo di... facciamo sparire questo fossile, tanto io questo turno voglio attaccare. Questo turno voglio attaccare. Dracovish ritira 3. Ok, allora. Questo turno io voglio attaccare. Quindi facciamo una Velox Ball qua. Prendiamo Dead End. Comunicazione su Dracovish. E prendiamo Frosmoth. Io sicuramente... ciao Telet, allora Dracovish aiuta nel matchup con Decidueye, sicuramente. In questo matchup, vabbè, che non è comunque un mazzo giocato, Whimsicott non fa evolvere nulla. Aiuta pure nel matchup con Eternatus. Ieri abbiamo visto, se poi magari recuperi il video, se lo vuoi vedere ovviamente, abbiamo visto che nel matchup con Eternatus, non facendolo evolvere, non ha fatto assolutamente nulla. Allora io purtroppo devo scambiare, metto il fossile davanti, tanto adesso Dracovish ormai non mi serve in questo turno. Ok. Sì, lo so che rischiamo di perdere Lapras con tante energie, ma mi serve caricarlo non avendo un altro in campo. E ci prendiamo il KO. Sì, i VMAX sono tutte evoluzioni. Blocca molto molto molta roba del formato. Anche contro Dragapult ci ha regalato una vittoria prendendo e stando lì davanti. Ha fatto un solo turno boss order per evolvere, ma ormai avevo due Lapras carichi. Quindi non... ormai non faceva più nulla quel Dragapult. Ok, si carica Cramorant. Mi vuole venire a prendere Dead End. Marianna, non so se l'hai vista prima che l'ho fatta vedere, altrimenti dopo la faccio rivedere la lista. Facciamo un paio di partite e poi la faccio rivedere. Sì, è molto interessante come lista. La sto provando, mi sta piacendo davvero molto. Come avete visto, ieri abbiamo fatto 3 partite. Oggi è la prima. Poi ne ho fatte anche io 2 per provarla prima di portarla. Finora, come girato, alla fine è sempre riuscito a fare tanti danni in pochi turni. Comunque ragazzi, tra poco giveaway, rispammo un attimo. Vabbè, dopo lo faccio rivedere, rispammo un attimo per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, magari è entrato adesso. Tra poco arriveranno i coupon. Colpo sputo va su Dead End. Ok. Ok. Il Frosmoth sicuramente. Poteva assegnare anche a Dracovish per non far evolvere di più i Whimsicott. Però è anche vero che adesso ormai dopo il capo su questo Cramorant manca un Whimsicott per vincere, quindi... possiamo permetterci di
Caricare Lapras. 120, questo c'ha 80. 3 e 4. Giga pompa, altri due premi. Longo, certo, dopo faccio vedere anche la lista di quel mazzo lì. Anche se quella ancora non è proprio completissima, non mi piacciono un paio di carte, devo finire di aggiustarla. Ok, Ciondolo, Evo Aroma. Ok. Io non detengo nei premi. No, mi scarti. Non ho pescato neanche un solo boss order. Ok, un boss order ci fa chiudere la partita con quel Dead End che ha giocato il mio avversario. Sì, so chi è. Ok, c'è l'energia fatta. Boss order mi va a prendere il Frozmoth. Evo Aroma, Porygon 2 e lo evolve. Ok, ci sta. Ci sta sicuramente. Io mando avanti Lapras, tanto ha il palloncino. No, mando avanti Crobat. Mando avanti Crobat, perché tanto non mi serve quel palloncino. Vabbè, top deccata. Top deccata incredibile, ma se no avrei fatto. Avrei scartato quasi tutta la mano e fatto Crobat. Non ci serve. E l'anima a vincere così. Ciao Macca, è un mazzo che mi sta dando molte soddisfazioni, molte soddisfazioni. 375 monetine. E la prima la vinciamo. Andiamo con la seconda. Ma alla fine la beta di Whimsicott è riuscita a usare una volta Macca. Una volta croce e basta. Di nuovo Toshishu, ragazzo. Ragazzi, quarta... quarta partita in 3 giorni contro Toshishu. Ciao Nikots TCC, benvenuto sul canale. Sì, grazie, voglio iniziare io. Ragazzi, facciamo questa, dopodiché partono i coupon, quindi mi raccomando. Mi raccomando. Ciao Nicola, com'è? Da quanto tempo? Ma che hanno chiuso tutto, purtroppo ci vediamo poco e niente. Allora, adesso abbiamo una mano sicuramente interessante. Però facciamo prima una Mega Ball, perché voglio vedere cosa mi dà. Lui sta giocando in Tilion. Quindi con lo Zigzag, con quello Snum va KO. Però non posso che non prendere Frozmoth. Velox Ball sull'energia acqua. C'è un solo Lapras nel mazzo. Ottimo. Ottimo. Speriamo Nicola, speriamo. Non proprio mi manca giocare. Mi manca tantissimo giocare. Ciao Baguette Bigotta, grazie mille per il follow. Allora, mettiamo avanti Crobat e passiamo il turno. So che mi può shottare lo Snum anche in panchina, però preferisco non tenerlo avanti. Allora ragazzi, per tutti i nuovi vi rispammo cosa sta per succedere dopo questa partita. Un altro Inteleon.
Ok, energia acqua, snoom, vediamo se ha anche zigzagoon. Dead end, ok. Sicuramente anche in questo matchup che prima hai chiesto, mettere un Dracovish davanti se si carica subito dà fastidio, perché Inteleon ha comunque danni limitati, può fare al massimo 130, comunque in due turni gli fa il KO Dracovish. E senza rallentando il Frozmoth avversario non può neanche fare nulla di che. Ok, non riesce a shottare Misnom e questa è una grande notizia. Lapras, Frozmoth, campo, voglio sicuramente quell'energia, danza del ghiaccio, una qua, un'altra qua, Mega Ball. Sì, preferisco scartarmela. Baghezzo, Cosenza, molto sud. Andiamo di ricerca accademica che troviamo praticamente di tutto. Allora, io so che Inteleon non mi fa il Guanit che io su questo Lapras. Sette per 3,21 e gli manca l'ottava, così shotto anche il Vmax. Poi Crobat, tranquillo da 5. Allora l'ammo lo conserviamo perché vi ricordo che ho un solo Lapras nel mazzo, quindi quell'ammo è fondamentale. Secchio, non ho assegnato ovviamente di mano, altrimenti non potevo ritirare Crobat. E facciamo un giga pompa da 3,30 su Inteleon, prendendo due premi. E prendiamo il Lapras, che era la cosa fondamentale. La soppressata col peperoncino. Grande baguette, infatti sì, si sente. Salva, sì, finisco questa e diamo il giveaway. Sì, 3,30 così veloce. Ragazzi, questo mazzo gira, non c'è nulla da fare, questo mazzo gira. Ci va ancora migliorato qualcosa, c'è qualcosa che non... non dico che non mi convince, che magari mi dà un po' fastidio ogni tanto, però va migliorata, però sicuramente gira. Ok, carica Inteleon. Dead end. Retino, secchio, retino. Non ha preso più energia. Ok. Mary ci sta. Ci sta questa Mary, ovviamente. Carica l'altro Inteleon. Crobat da 4. Io sto provando Eternatus, ma il mirror è troppo random. Ma più che il mirror, salva, come abbiamo visto ieri, Eternatus in questo momento è un mazzo sicuramente fortissimo. Soprattutto io l'ho testato proprio davvero pochissimo. Ho testato qualche partita in real online, non l'ho neanche montato ancora. Perché
Per quanto sto vedendo è molto più lento. Ieri lui neanche aveva voluto. Noi avevamo Lapras con 8 energie. Non ha acceleratori troppo forti, quindi se inizio io e Eternatus comunque al primo turno non attacca praticamente mai. Ok, mi fa capo Snom, quindi il Frozmoth rimane in vita ed è quello che mi interessa. Allora, io faccio prima la Mega Ball. Noi abbiamo il KO. Noi sicuramente abbiamo il KO. Però mi serve pescare. Quindi il Dead End lo prendo a prescindere. Lo scambio neanche mi serve, tanto io voglio lasciare attivo questo Lapras. Quindi vado qua e prendo il Lapras piccolino, lo metto qui, fossile, scartiamo, Velox vol su scambio, tanto non mi serve buttarlo via. No, Snom non mi conviene perderlo. Dead End da 6. Non ho pescato l'amo. Uno, due, tre. Adesso sono un bivio. Ma ci cacciamo il dubbio facilmente così. Shottiamo in Teleon, vediamo cosa fa lui. A me basta un premio, basta andarmi a prendere quel Frozmoth da 90 di vita al turno dopo. Tanto questo Lapras è ancora grosso, con 160 di vita. Lui mi farà fuori Lapras e Frozmoth, perciò ho segnato 3, così la quarta ce l'ha dopo per fare il KO. Longo fa segnare tutte le energie che voglio. Tutte quelle che ho in mano posso segnarle, non c'è un massimo. Ok, 10 su Crobat. Retino. Riprende Zigzagoon. Altri 10 su Crobat. Ok, questa Mary sicuramente mi dà fastidio. Questa Mary sicuramente mi dà fastidio, anche perché non abbiamo pescato nulla. Mi ha messo tutte le carte utili sotto. Dynadard e Mishot, ovviamente Frozmoth. Ok, adesso si fa complicata per il semplice fatto che non mi ha dato nulla con questa Mary. E non abbiamo pescato nulla. Anzi, questa non la vinciamo purtroppo per poco. Peccato. Mi sarebbe bastata una Velox Ball per vincere questa partita.
Sarebbe bastata una Velox. Vediamo se con la Mary noi siamo fortunati come è stato fortunato lui. Ecco che arriva sia la Velox Ball che il Dead End. Ciao Quasio, grazie mille per il follow. Allora, cacciamo le carte inutili in caso di un'altra Mary. Snom tanto ormai non mi serve. Snom ormai non mi serve. Vabbè, Deden, non so se è l'acchiappa Pokémon potenziato, ma tanto ce n'è già uno sul terreno. Quindi posso permettermi di... Scelgo entrambi gli effetti. 1 e 2. E 1 e 2. Deden. Lapras qua, ecco il boss order che è arrivato con un pochino di ritardo. Allora, ora si decide tutto se lui ha il boss order in mano. Giga pompa, 2.10. Ciao Nekels Gaming, grazie mille per il raid, gentilissimo. Cioè dai, meglio ho detto boss order. Vabbè, ci sta, ci sta. La partita è andata benissimo lo stesso, è stato solo fortunato l'avversario. Ma ci sta, fa parte del gioco. Fa parte del gioco e va bene così. Allora ragazzi, mi avete richiesto di farvi vedere la lista. Ve la faccio rivedere, dopodiché arrivano i coupon. Quindi mi raccomando,